Arriva nel salotto di Vicenza. O qualcuno era preoccupato per il team, per il tempo, e tiene. Questa è la prima salita, si va in cima, poi si scende, tratto corribile, per poi affrontare il primo strappo della giornata, ma si parla già dopo il primo ristoro verso gli 11 chilometri. Ah, ecco che qui erano alla prima ora di gara. Per il momento, ma ovviamente è facile, la strategia Pace Pro dice che sono avanti di 10 minuti. Adesso c'è questo asfaltone fino al ristoro, poi vediamo. La giornata è calda, direi quasi afosa, sarà una giornata interessante. Il secondo ristoro sul piano, sono in anticipo di 3 minuti, direi che va bene. Ho aspettato il secondo ristoro per sistemare, anzi per togliere un sassolino nella scarpa destra, nulla di particolarmente fastidioso, ma andava tolto. E poi ho tolto anche la scarpa sinistra perché ho un fastidio, credo, secondo o terzo dito. Non so cosa sia, lo scoprirò stasera togliendo anche la calza. Non so se è soltanto il fastidio del nastro Compid o se c'è una fiacca, non lo so. La giornata è nuvolosa, non sono carico al 100%, ma vado avanti. C'è un'ansia di base, ma la vediamo, la gestiamo, la gestisco. Ciao! Terzo ristoro è anche dove c'è il cambio della Twin, se non ricordo male, rampone fino alla chiesetta, ristoro e poi si comincia a scendere, se la memoria non mi inganna. Abbastanza bene, in ritardo di 5 minuti, ma va bene. È ancora tutta da giocare. Qui passiamo dietro la chiesa di San Donato. Trentasettesimo chilometro.
Sì, va bene. Adesso dovrebbe esserci ancora un po' di salita, non tanto, e poi discesa. I ristori sono un po' sfalsati rispetto al programma. Bene. Bevuto un po' di Coca-Cola. Questo passaggio non ricordo. Ciao. Ho appena passato il 43esimo chilometro, c'è qualche cosa che non va. Allora, con queste premesse, la 120 ho la stessa sensazione che a Nizza, non si può fare. Adesso il problema maggiore sono i piedi, quello dove sta andando la testa, soprattutto il sinistro. A metà dito, secondo, terzo dito, lì in mezzo c'è qualche cosa che non va. Le scarpe non mi stanno dando il comfort che mi aspetterei per un accento. Grazie. Questa sì, la devo portare a casa, è in dubbio, ma credo di aver gettato la spugna. Quel che viene, viene. Non riesco a capire che cosa non sta girando. Boh, sinceramente non lo so. Da valutare a fine giornata. L'app 56, ancora una decina di chilometri. Sono uscito dalla crisi, rimango nell'idea di non fare la 120, di diminuire i giorni di allenamento, togliere un giorno di allenamento di corsa, perché, come già detto altre volte, non mi sto più divertendo e questo non va bene. Allora, le salite, anche quelle più lievi come queste, le cammino, forse anche le corricchio. Le discese, se non sono rotte, le corro. La pianura la corricchio. Rispetto a prima sono rinato, d'altronde i morti risuscitano, e questo è il mio caso, però non è che poi tornano dei ventenni al primo chilometro. Però va bene, ho imparato, anche questa volta ho imparato qualche cosa, che dalle crisi si esce. E va bene, bisogna rimodulare gli obiettivi per poi rivedere di nuovo il tutto. Dai, forza, forza. Chilometro 60. Si va avanti, distrutto, ma si va avanti. Comincia a scurirsi. 5 chilometri, mancano 5 chilometri. Sono in ritardo di 40-45 chilometri. No, 40-45 minuti. Ma va bene lo stesso. L'importante
e non mollare. E non mollo. Non mollo. No, no, no. Non si molla. Ormai in Vicenza non so quanto possa mancare, ma il grosso è fatto. Tornare indietro non si torna. Devo arrivare. Devo arrivare. Un paio di chilometri. Boh. Si va. Avanti. Avanti. Illumini per il morto. E le scale. Hola. Arrivato, morto, ma ci siamo. Adesso domani bel 45 minuti. Domani 45 minuti per scaricare e poi siamo pronti per la Bosway. No. Come no? Ma neanche per scherzo. Non fatelo questo sport che è faticosissimo. Non fatelo. Non date lì, ovviamente, non datevi in diretta perché è uno sport bellissimo. Bisogna fare fatica, quello lì c'è. Però vedrai che domani il mio amico Bitumino qui sarà contento come una Pasqua. Fresco come una Pasqua. Poi guarda, anzi diciamo, ci rivediamo fra un'ora dopo 3 o 4 cicchetti. Dopo la birra calda e la pizza fredda, di base, no, quello no, sempre. Qua cicchetti, cicchetti. Guarda, guarda, Magda non ti ha manco fatto la foto della mano. Era cicchettare. Grande, grande, grande. La Bosway la fai o no? Ma neanche per scherzo.